grande passo se Annalisa potesse avere tutti i suoi diritti e tutti i suoi doveri come madre. Potrei essere con te. Buongiorno, sono il dottor Gianfranco Bernasconi, parlo da Falloppio, oggi è il 23 gennaio 2016. Volevo dire alcune cose di politica. Una è che Silvio Berlusconi sta guadagnando tempo a scapito mio e dei giovani in Italia. Silvio Berlusconi se l'è goduta in questi ultimi 20 anni e secondo me ha fatto una politica praticamente sostanzialmente nulla. E ha lasciato il debito ai giovani e adesso andrà in pensione, se andrà via dalle scatole, comunque va avanti a godersela con le donne, con i figli, con la sua squadra di calcio, col suo euro privato, e non molla adesso perché sta cercando di guadagnare tempo appunto a scapito mio e dei giovani in Italia. Poi volevo dire che io ho fatto il servizio militare, sto girando questo video con la giacca degli alpini che avevo allora, Borgo San Dalmazzo, che me l'hanno dato. Io ho fatto il servizio militare quando si poteva fare il servizio civile, quindi io ho scelto di fare il servizio militare, cioè io potevo andare a fare il servizio civile e studiare per gli esami all'università servizio civile, per gli esami che dovevo fare per la seconda laurea. In realtà ho dovuto fare il servizio militare, poi le cose non sono andate come volevo, che volevo andare a Como a fare il militare. Invece mi hanno mandato a Borgo San Dalmazzo, e una caserma di alpini punitiva e operativa. E comunque quello che volevo dire è che io sono orgoglioso di essere un alpino e che il servizio militare serve, che l'esercito serve e che spesso c'è gente che ha fatto il servizio civile, gente che non ha fatto il militare, donne che non hanno fatto il militare perché le donne hanno voluto entrare nell'esercito, quindi diciamo anche alle donne, che facciamo anche la domanda alle donne: hai fatto il servizio militare? E queste donne poi pretendono di essere protette dai soldati americani che vanno a morire in Medio Oriente. E quindi è sempre il discorso degli oneri e degli onori. Poi volevo dire una cosa sull'ONU. La cosa più importante è quella riguardo a Silvio Berlusconi, che sta cercando di guadagnare tempo a scapito mio e a scapito dei giovani. E Silvio Berlusconi, che è amico di Matteo Salvini, che è amico di Matteo Renzi. Poi volevo dire, questo è un documento che presi all'ONU nel marzo del 2012, quando andai a New York. Volevo dire che io all'ONU, il giorno in cui entrai fisicamente nella sede dell'ONU, c'è una mostra sulle donne, e che l'ONU si preoccupa moltissimo delle donne dei paesi del terzo mondo e delle donne non europee, e si preoccupa quindi molto poco delle donne europee e dei maschi bianchi europei. Quindi in Europa abbiamo già un mucchio di problemi. La Spagna è in bilico, nel senso che la Spagna potrebbe essere oggetto di un attacco nucleare da parte della rete di Al-Qaeda e dell'ISIS, che rimane in piedi, in particolare la città di Madrid e le città principali. E quindi la situazione a livello di terrorismo non è cambiato nulla. La situazione qui italiana è bloccata completamente da Silvio Berlusconi, che non lascia, cioè non fanno le elezioni, non mollano, cioè uno come Silvio Berlusconi non dà ricambio ai giovani. L'Europa è sempre sotto tiro, del terrorismo nucleare. La Spagna sta rischiando parecchio. E come vi ho detto, è sempre un discorso di oneri e di onori, e l'ONU non funziona e è tutto bloccato, quindi siamo fondamentalmente in una palude europea, una palude globale, e il primo problema in Italia rimane sempre Silvio Berlusconi, che non dà il cambio ai giovani e che mette dei giovani non democraticamente eletti ma nominati da lui. E questa situazione purtroppo non so quando si risolverà,
Per me Silvio Berlusconi se ne deve andare al più presto e spero che non avvenga un attacco nucleare sulla Spagna, cioè spero che, no, che Al-Qaeda non colpisca la Spagna, perché la Spagna è il primo paese che in Europa può essere colpito da un attacco nucleare. E volevo dire sull'ONU, leggetevi il libro di Daniel Goldhagen, Peggio della guerra, per capire che non funziona, che è l'ennesima istituzione internazionale come la FMI, come il Fondo Monetario Internazionale, di gente strapagata per non decidere. E a questo proposito volevo parlare del libro di Philip Tetlock, che è un analista inglese, e questo Philip Tetlock sostanzialmente dice che al giorno d'oggi gli esperti quanto più sono pagati, ad esempio gli esperti economici quanto più sono pagati, quanto più fanno previsioni imprecise. Quindi, come vediamo, un'altra cosa, un'altra situazione di un mondo alla rovescia. Aspetta che adesso vi dico Philip Tetlock. Vi dico subito Philip Tetlock. Allora, Philip Tetlock, canadese di 61 anni, un professore americano canadese di scienze della politica. Philip Tetlock, che ha scritto il libro, ha appena scritto un testo dove si dice che sostanzialmente gli esperti economici quanto più sono pagati, quanto più fanno previsioni sbagliate. Allora, aspetta un attimo. Super forecasting, the art and science of prediction, di Philip Tetlock. Grazie, buongiorno. Cerchiamo di far capire a Berlusconi che se ne deve andare al più presto. Grazie, buongiorno.